Ciao, benvenuto sul mio canale. Come promesso, oggi siamo arrivati alla pillola numero 9. Ti parlerò del vibrato e di come produrlo correttamente sul sax. Pronti? Via! È uno degli effetti, secondo me, più belli che si possono fare in qualsiasi tipo di strumento, che sia fiato, a corda, eccetera. L'ho saputo apprezzare in maniera particolare dopo essere uscita dal conservatorio. Io sono nata come clarinettista e in conservatorio era assolutamente vietato vibrare alcun tipo di suono. E questo per me è stato un problema perché mi sentivo come un uccello a cui togli le ali. In un certo senso. Quindi, quando ho cominciato a studiare sassofono, grazie a Dio, ho cominciato ad avere libertà di fare un po' quello che volevo. Ero uscita un po' da quegli schemi del ah, devi fare così, devi suonare così, e l'attacco della nota la devi fare colà, e no, quello più piano, quello più forte, eccetera, eccetera. Quando ho cominciato a studiare sassofono, ovviamente io sono andata a lezioni di sassofono da un maestro che però è stato molto bravo e mi ha lasciato libero campo di espressione in tutti i modi possibili e immaginabili. E per me è stata un'epifania questa cosa qui, perché finalmente potevo esprimermi con uno strumento come il sassofono in piena libertà. Il primo effetto che ho studiato è stato proprio il vibrato. Oggi voglio condividere con te questa cosa del vibrato e ti spiegherò un po' di esercizi e un po' di modi per farlo correttamente sul sax. Come avrai sentito, in questo pezzettino di Misti ho cercato di mettere diversi tipi di vibrato. In realtà esistono diversi tipi di vibrato a seconda del genere musicale che stai suonando o dell'intenzione che vuoi dare alla frase tu, personalmente. Il vibrato è un parente stretto del bending. Ne abbiamo parlato la volta scorsa nella pillola 8. Quindi si produce esattamente come il bending, solo che mentre il bending lo fai una volta sola, wah, il vibrato lo fai wah. È un effetto che prima di essere padroneggiato completamente richiede uno studio importante. Quindi incomincio a spiegarti un pochettino come funziona. Sempre l'esercizio che ti consiglio di fare è di non suonare, ma di far girare solo l'aria. Quando io faccio girare l'aria nello strumento e faccio con il mio labbro wow, ok? Mi viene fuori nell'aria dello strumento una cosa del genere. Sono le caratteristiche del vibrato. Il vibrato ha due caratteristiche. Una è l'ampiezza del vibrato e la seconda è la velocità del vibrato. L'ampiezza del vibrato dipende dalla ampiezza dell'escursus che io faccio fare al labbro. Ok? Quindi, se io faccio un escursus molto grande, il vibrato verrà fuori così. È bello e brutto? Non lo so, dipende dal tipo di musica che suoni. Molto spesso quando gli allievi non padroneggiano il vibrato si sentono cose del genere. È bello e brutto? Non lo so, secondo me non è tanto bello. Lascio a te l'ardua sentenza di dirlo. Quindi, cosa vuol dire dominare il vibrato? Dominare il vibrato significa volerlo fare esattamente come vuoi farlo tu. Quindi comincio a piccole variazioni. Prendo una nota comoda come il sol, anche col portavoce va bene se vuoi. Posso fare l'esercizio del vibrato anche sulle ottave, che non è male. Adesso ho incominciato con una piccola variazione e l'ho aumentata, aumentata, aumentata. Devo essere in grado di farlo in tutta la tonalità,
di colore, no? Di quel vibrato lì, in modo che poi quando io lo voglio applicare in determinati contesti, sto suonando un blues, lo faccio più largo, sto suonando lo smooth jazz, per esempio, lo faccio più stretto, però devo essere in grado di dominarlo. La seconda caratteristica del vibrato è la velocità, e sulla velocità ti invito a lavorare molto. Parlane magari anche con il tuo insegnante, fatti spiegare bene come si produce e soprattutto fatti spiegare bene degli esercizi adatti a te, perché ti ricordo che queste sono delle pillole. Le pillole non ti insegnano in maniera personalizzata, tu hai bisogno di un insegnante che ti spieghi come fare le cose, quindi personalizza questo vibrato, fatti aiutare dal tuo insegnante, fatti spiegare come lo devo fare per me, come funziona meglio, ok? Quindi velocità del vibrato. Vedi, l'ho fatto molto veloce e poi l'ho dilazionato. A volte è bello anche prendere una nota, sfumandola e mentre la sfumo, vibrarla. È un bellissimo effetto. Può essere bello, vibro sfumando, bellissima cosa. Quindi, gli esercizi, tornando alla questione pratica del vibrato, che ti consiglio di fare sono quelli senza suono. Quindi, è sempre uno strumento a fiato, ricordiamolo, eh? Quindi se io non so dominare l'aria, è un po' difficile che riesca a suonare correttamente il sax. Dopo comincio ad applicarlo cromaticamente, per esempio parto da una nota comoda, il sol, lo faccio cromaticamente salendo o scendendo, quello che voglio io. Oppure posso prendere una nota fissa e vibrarla dopo. Quindi gli esercizi che ti consiglio di fare sono questi. Nella prossima pillola parleremo di ornamenti, come ornamentare la linea melodica. E dentro gli ornamenti ti spiegherò anche come applicare questo tipo di vibrato. Sappiamo che non tutte le note vanno vibrate, perché altrimenti la musica perde le frasi, nello specifico perdono il loro senso. Non si può vibrare tutto, come non si può applicare il bending a tutto. È sempre la ciliegina sulla torta. Non bisogna averne troppe, non bisogna averne troppo poche. Come sempre io ti ringrazio per essere passato dal mio canale e ti do appuntamento alla prossima pillola. Come promesso ti parlerò dell'ornamentazione della linea melodica e dell'applicazione degli effetti del bending e del vibrato. Se questo video ti è stato utile ti invito a iscriverti al canale o a lasciare un like. Ciao ciao, alla prossima!